Hanno vinto pure questa, ragazzi. Hanno vinto pure questa. Non so cosa dire. Non so veramente cosa dire. Cioè, proprio senza parole. Cioè, proviamo ad analizzare quella che è stata la partita di questa sera. Allora, per chi non lo sapesse, ragazzi, è Roma-Napoli. È finita 0-1 in favore del Napoli. Gol di Osimhen all'80esimo che ha deciso questa partita. Parliamone un po'. Intanto, ragazzi, come sempre, un bel like e una bella iscrizione se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina. Allora, ragazzi, partita che comincia. Devo dire che i primi 10-15 minuti la Roma, secondo me, era anche scesa meglio in campo. Non dal punto di vista di occasioni, ma proprio dal punto di vista di organizzazione e del modo in cui le squadre erano scese in campo. Perché ho visto una Roma molto feroce, molto subito che pressava il Napoli quando il Napoli era in possesso di palla. Ha avuto anche un paio di occasioni, una soprattutto con Abraham servito da Camara, praticamente nell'area di rigore, più verso, diciamo, l'esterno, verso la sinistra. Ha provato un mezzo tiro a giro sul secondo palo raso terra, un mezzo cross in mezzo, non si è capito tanto bene, comunque un'azione che poteva essere molto molto importante che Abraham non ha saputo sfruttare. Ovviamente poi uscirà il mega sfogo del fantacalcio. Ragazzi, penso che quest'anno il fantacalcio sarà tipo la barzelletta continua. Comunque, poi ne parliamo, questo è un altro discorso. Ovviamente le partite di campionato ancora non sono finite per questa giornata, perché domani ci saranno le ultime partite. Poi ripeto, ragazzi, dopo il decimo barra quindicesimo minuto, il Napoli ha cominciato a prendere un po' più padronanza nel campo. E nonostante, comunque, ricordiamoci che la Roma giocava in casa, nei primi 10-15 minuti, ripeto, ha giocato secondo me anche meglio dal punto di vista dell'assetto tattico. Forse anche perché era in casa, i tifosi si facevano tanto sentire. Anche dopo il gol, devo dire che comunque i tifosi si sono fatti sentire. Però, ragazzi, comunque, sia non giocando in casa, sia giocando dentro casa, giocare contro il Napoli è difficile per chiunque, pur giocando dentro casa. Ripeto, e sappiamo che l'Olimpico è uno stadio molto avvolgente, soprattutto perché ci possono entrare tantissimi tifosi. Ripeto, poi dal quindicesimo in poi il Napoli ha cominciato a prendere un po' più le distanze, a padronanza del campo. Roma che provava a difendere e poi provare a partire in contropiede. Un paio di volte ci ha provato. Però, ragazzi, il Napoli spesso riusciva ad arrivare vicino all'area di rigore. Magari poi gli mancava quell'ultimo passaggio lì per provare a creare un'azione veramente pericolosa davanti al portiere. Praticamente, ragazzi, questo è il sunto del primo tempo. Poi comincia il secondo tempo, ragazzi, dove secondo me il Napoli ha cominciato a spingere molto molto di più. Roma che però ha provato più volte ad colpire il Napoli in contropiede e spesso, diciamo, ha creato occasioni che potevano creare non pochi problemi a questo Napoli. Una tra queste è un'azione praticamente, ragazzi, in cui la Roma arriva davanti alla di rigore, mischia e rimischia, la palla stava quasi per finire in porta, c'è stata una deviazione, la palla rimane lì, poi il Napoli che spazza. Però ripeto, la Roma è anche spesso arrivata vicino al rigore, soprattutto nel secondo tempo, ma comunque bisogna dire che il Napoli si è difeso molto bene. La difesa della Roma fino a quel momento va fatto molto 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 bene. Il Napoli prima del gol di Osimhen ha avuto un'altra occasione importantissima, sempre con Osimhen. Praticamente, ragazzi, Osimhen coast to coast con Smalling, che sarà praticamente sempre attaccato a lui per tutti i 95 minuti della partita. Praticamente è Osimhen però che schiaccia un po' troppo questo pallone e lo fa uscire di circa un metro e mezzo alla testa di Rui Patricio. Questa è stata un'azione pericolosissima. Perché succede, ragazzi? Arriva all'80esimo. Bisogna dire che secondo me qui Smalling fino a quel momento aveva fatto una partita assurda perché era riuscito ad fermare sia Osimhen e soprattutto aiutare spesso Mancini con Kvaratskhelia. Perché ricordiamoci che spesso Kvaratskhelia doveva scontrarsi uno contro uno contro Mancini, ma spesso anche Smalling andava a dare una mano se Mancini si trovava dalla parte opposte. Quindi fino a quel momento partita ottima da parte di Smalling, che però secondo me, ragazzi, nel gol di Osimhen un po' di colpe ce l'ha, anche perché praticamente non so da chi, penso da un centrocampista del Napoli se non mi sbaglio, un pallone di prima subito in profondità, pallone lungo, quindi praticamente sulla corsa uno contro uno Smalling Osimhen alla meglio. Perché? Perché Smalling era in vantaggio, però praticamente nel modo di provare a spazzare la palla anche rimessa la tale l'ha lisciata. Poi Osimhen, nel momento in cui Smalling liscia la palla, riesce ad avere quello scatto in più rispetto a Smalling, a passargli davanti, ragazzi, e poi gli fa un tiro al volo dove Rui Patricio non può nulla perché, ripeto, ragazzi, un tiro spettacolare. Però lì, se Smalling non avesse lisciato quella palla, non ci sarebbe stato neanche il tiro di Osimhen.
Nonostante, ripeto, Osimhen abbia fatto un tiro, ragazzi, incredibile, è un gol fantastico. Poi lì, ragazzi, c'è stato poco da fare. La Roma ha provato a buttare qualche pallone in mezzo, ma non c'è stato nulla di che, ripeto, nulla di che, perché comunque la difesa del Napoli questa sera, secondo me, è stata veramente incredibile. Roma, che secondo me nel primo tempo ha fatto meglio, nel secondo tempo un po' peggio, perché, ripeto, anche forse grazie al Napoli che ha preso più padronanza nel campo e ha pressato e ha chiuso la Roma di più rispetto al primo tempo nella propria metà campo. Che dire, ragazzi? Io oltre a questo non so cosa devo dire se non che non ho più parole. Hanno battuto le squadre più forti del campionato praticamente. Hanno battuto il Milan. Hanno battuto la Roma. Manca la Juventus. Manca solamente la Juventus, manca la Juventus e l'Inter. Vedremo. Fatto sta che praticamente adesso si ripiazzano di nuovo primi in classifica, 11 vittorie. 11 vittorie non succedeva ai Napoli del 70, hanno detto questo dato statistico, ragazzi. Ripeto, secondo me, lo dico qui senza peli sulla lingua. Bisognerà, io l'ho sempre detto, bisognerà vedere il Napoli al ritorno, al rientro dalla sosta della nazionale, quindi il girone di ritorno. Se Spalletti non farà le solite cavolate che ha fatto con Inter, che ha sempre fatto con la Roma, cioè quello di staccare per 2 mesi, cosa che per esempio ha fatto l'Inter l'anno scorso, la spina, e farsi recuperare, allora quello è un problema loro. Ma se Napoli rientra così anche nella sosta dopo le nazionali, raga, possiamo già consegnare questo scudetto al Napoli, perché ripeto, quest'anno non ce n'è come, ripeto, se dovesse giocare per tutta la stagione così. Se non dovesse continuare tutta la stagione così, ricordiamoci che c'è subito dietro il Milan. Le squadre che stanno sotto possono recuperare. Lazio, Roma, Inter, che per adesso l'Inter si trova a meno 8 punti. Però, se il Napoli dovesse perdere qualche colpo, io sinceramente da interista speravo che il Napoli quantomeno pareggiasse, in modo tale che l'Inter si portava a meno 9, scusate, a meno 6 dal primo posto. E già lì rimaniamo sempre a meno 8, le altre squadre rimangono sempre distanti. L'unica più vicina al Napoli per adesso è il Milan, che ha meno 2, però ripeto, raga, complimenti a questo Napoli. Non c'è nulla da dire, c'è solamente da applaudire, fare gli applausi ai giocatori e a Spalletti, che per adesso sta facendo un capolavoro. Perché ripeto, ragazzi, non è che il Napoli vince perché ha i campioni, vince anche per il gioco che ha. Perché se non avesse questo gioco, sicuramente non avrebbe questi punti. È il gioco. Intanto è dato da Spalletti, poi tra i giocatori a metterlo in pratica, ma l'impronta deve darla l'allenatore. Quindi, secondo me, prima bisogna fare i complimenti al mister Spalletti, che sta facendo un lavoro eccezionale, e poi, ragazzi, diciamo degli applausi sinceri a questi giocatori che in campo scendono dando l'anima e giocando bene. Osimhen finalmente si è sbloccato definitivamente, si è sbloccato la scorsa giornata, segna anche oggi. Abraham che non segna, grandissimo Abraham. Come sempre, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e commentate, ragazzi, qui sotto scrivendomi il vostro parere sulla partita. E ci vediamo domani con dei nuovi contenuti.